immortali e croci di vita. Allora, gli eserciti, allora ho preso praticamente l'elmetto di due eserciti, quello italiano e questo, quello austriaco. Sono 48 e 48, e verranno posizionati a terra, verranno bloccati a terra. E diciamo, ecco, che l'elmetto è una cosa, ecco, mi credo, ecco, che quando già la fine era, elmetti che già era. Sentativo qualcosa. Gli eserciti, se quello qui emette sentativo, le No, pare. no, 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 no. Ecco, allora. Sì. Ecco, allora, dopo che questi elementi che si fronteggiano, l'austriaco e l'italiano, e dopo in mezzo praticamente che c'è quattro teschi. I teschi si rappresenta un po' la morte, ecco, dei due eserciti, non potevo sicuramente tirare da teschi, però mi credo, ecco, anche questo qua, visto che era positiva, se fosse stata negativa magari ci sarebbero stati molti più teschi, però ecco, mi credo, ecco, che la positività di questa cosa sta nella maggioranza, ecco, degli elmi, cioè praticamente, ecco, non distrutti, voglio dire. Non tutti distrutti. Esatto. E frutti gloriosi. Anche questa qua è un'installazione un po' particolare. Praticamente, ecco, mi sono fatto dare questa piastrina, tutto nasce da questa piastrina, no? Questa qua c'era, adesso praticamente le piastrine, le sei così, e sono incise, no? Questa qua è una piastrina autentica, no? Praticamente dove all'interno che già era la data di nascita e dove questa persona era nata. E l'idea è venuta proprio guardando, no, questa buca, no, di questa granata, il significante. Allora l'idea, ecco, era mia, era quella di far crescere questa pianta, un qualcosa, che sia una pianta morta, perché purtroppo la guerra. Però questa pianta l'ho rappresentata con dei pali, sempre di castagno, dove su ogni palo verrà posizionata con un filo d'acciaio questa piastrina in bronzo. Ecco, dopo mi spero che, se mi sia anche avvenuto, magari questa qui che si possa anche muovere, ecco, così, mi piace quel movimento del vento, no, su queste cose qua. Ecco, Immortali, un'altra opera, anche qua è venuta praticamente l'idea guardando il posto. In questa zona praticamente c'erano questi massi grandi, lasciati, cioè li ho visti che mi piacevano fermi così. E l'idea è venuta di mettere, inizialmente pensavo di scolpire le iniziali di quei valorosi soldati di Gallio, che per la loro, magari per le loro vicende erano stati decorati con la croce di guerra. Mi sembra giusto, sindaco, magari. Essendo che stiamo parlando di valori, magari, ecco, magari ci soffermiamo magari su Gallio, sulle persone, perché magari, ecco, sono dei nomi che qualcuno.